Giusto. Presente il professore Frullo, che è il presidente di Unistrada e che sicuramente più di me saprà fare gli onori di casa. La parola al professore Frullo. Grazie Elisa, buongiorno a tutti, buongiorno ai colleghi, buongiorno a voi che vi apprestate a seguire questo corso. Ci teneva Unistrada a incontrarvi prima, a riflesso, se volete, del proprio impegno. Mi piace presentarvi Unistrada nella stessa misura in cui a Unistrada farà piacere a breve sentire invece di voi. Questo lo facciamo in maniera non casuale, ma siamo fermamente convinti che lavorare in un ambiente di garbo, il quale ci apprestiamo col vostro aiuto a costruire, è sicuramente uno degli elementi che concorreranno al successo di questo corso. Quindi buona regola, come buona maniera, ci presentiamo. Unistrada chi è? Unistrada vi dico che è un po' l'interfaccia con la quale voi vi confronterete lungo lo sviluppo del corso. Interfaccia di altri enti che unitamente a Unistrada concorrono a realizzare il corso, li conoscete, lo avrete letto chiaramente, insieme a noi il centro CSP, abbiamo Scuola di Governo del Territorio e abbiamo il Consorzio Promos Ricerche. Sono nomi importanti, Unistrada, e vi dicevo di questi, è l'interfaccia e vuole sin dal primo momento creare quell'ambiente di garbo foriero sicuramente di un corso di successo, elemento necessario perché il corso sia un corso di successo. Non faccio commenti sull'importanza dell'acustica, lo farà in particolare l'ingegnere Lambiasi dopo di me, ma del resto mi è molto chiaro che se siete qua, siete qua ben consapevoli del significato di un corso come questo. L'unico commento che voglio fare è che se siete qua voi state investendo su voi stessi. Noi sappiamo benissimo che la quota di iscrizione non è proprio un caffè, e d'altra parte per noi è il minimo che potevamo richiedervi. Sappiamo benissimo che vi siete impegnati, voi o le aziende che vi rappresentano chiaramente, e che voi viceversa rappresentate per affrontare, diciamo, il corso. Per cui quello che voglio dirvi è che noi ce la mettiamo tutta, noi siamo qua per passione, noi siamo qua perché a noi piace il nostro lavoro, ci impegniamo perché voi siate soddisfatti. Ovviamente toccherà anche a voi da parte vostra, diciamo, metterci impegno e passione. Sono due dei requisiti che Unistrada prende come bandiera: impegno e passione, insieme, come vi dicevo poco fa, alla necessità di creare un ambiente di garbo. Io sono stato presentato, non indugio oltre, chiedo a ognuno di voi, vi chiamerò e andrò nell'ordine, diciamo, in cui mi apparite in lista qui nella chat. Io vi chiedo brevemente di presentarvi nome, cognome, la vostra diciamo estrazione di studi, qual è il vostro curriculum, il vostro contesto attuale. Va bene, mi dispiace che il professore Cammarata sta combattendo, come l'altra parte ho fatto anche io, con questi sistemi informatici, computer e quant'altro, però mi consola che non sono la sola ad avere questi piccoli disguidi. Vabbè, torniamo a noi. Dopo la presentazione e i saluti del nostro presidente, vorrei passare la parola alla nostra Antonietta Lambiasi, l'ingegnere Lambiasi, che ci parlerà delle motivazioni di questo corso e degli sbocchi professionali che evidentemente questo corso ha in maniera seria, come è stato ribadito. A te la parola, Antonietta. Grazie. Mi presento, sono Antonietta, coordinatore tecnico competente in acustica. Faccio parte del gruppo di Unistrada come delegato per i rapporti con gli ordini o comunque con gli enti in genere. Sono particolarmente legata all'attività che sto facendo in UIS proprio per
lo stile che lo caratterizza e poi diciamo l'essenza per cui è nata questa associazione, che è quella appunto di affiancare i professionisti, i laureati, per poterli appunto accompagnare nel mondo del lavoro, conferendo i requisiti necessari per affrontare tematiche che sembrano, diciamo, semplici, ma in realtà in certo qual modo vanno studiate, vanno approfondite, tanto da richiedere un'abilitazione. Con questo arrivo a dire che il tecnico competente in acustica è una figura professionale che oggi riveste un ruolo fondamentale, e lo posso dire perché mi occupo, sono un libero professionista, come ho detto prima, e mi occupo di vari aspetti, sia nell'ambito delle opere pubbliche, grandi opere, quindi assistenza nei cantieri, anche come coordinatore, e sia nel privato, in ambito civilistico o di consulenza aziendale agli imprenditori che intendono esercitare qualsiasi tipo di attività, dalla gestione dei rifiuti alle attività produttive in genere. Allora, la figura del tecnico competente in acustica nasce già nel 95, come più o meno tutti sappiate, ed è stata poi, diciamo, disciplinata ulteriormente nel 2017, creando un unico elenco nazionale, quindi non più tanti elenchi regionali, ma un unico elenco denominato ENTECA, cioè Ente Nazionale del Tecnico Competente Acustico Ambientale. Questo elenco, ma come anche in precedenza con i singoli elenchi regionali, consente di lavorare tranquillamente in tutta Italia e in tutti i settori. Ora, vi voglio un attimo descrivere gli sbocchi di questa figura professionale, che anche io trovo un po' in tutti gli ambiti in cui lavoro, sia appunto nel settore edilizio che in quello ambientale, piuttosto in quello civilistico o penale. Allora, le attività che svolge un tecnico competente in acustica sono fondamentalmente legate a due competenze. Una è quella di riuscire ad eseguire le misurazioni con la strumentazione dedicata, cioè col fonometro, e l'altra è quella della elaborazione dei risultati, quindi associare un software per elaborare appunto le misurazioni eseguite e poter poi, diciamo, avere la capacità di capire i risultati ottenuti. Questo perché queste attività sono dovute nel momento in cui si deve redigere una valutazione di impatto acustico, vuoi previsionale piuttosto che l'impatto di un'attività in esercizio post-opera, e vuoi per la valutazione del clima acustico. Vi spiego, il clima acustico è il momento in cui devi progettare come tecnico un nuovo comparto edilizio, oppure dal punto di vista del costruttore, dell'impresa, appunto realizzare un'opera. In questi casi si va a valutare le emissioni, quali sono le sorgenti di rumore e se questi sorgenti sono capaci di produrre un rumore che vada oltre la capacità massima di inquinamento acustico permesso per legge per quell'area. Quindi questo è uno degli aspetti. Gli altri, casomai un po' più vicini, sono il risanamento acustico dei locali pubblici. Molti locali, anche quelli di somministrazione, quindi ristoranti, discoteche o comunque locali pubblici, devono, prima di poter esercitare l'attività, devono valutare l'impatto che essi eserciteranno come emissioni all'esterno. Altre valutazioni che si fanno nell'ambito della nostra professione sono anche appunto disciplinate dal codice civile, secondo il quale il superamento delle emissioni di rumore devono essere tali da non alterare o comunque rientrare nell'ambito della tollerabilità. Anche perché, insomma, capirete nel corso dei vari moduli che studierete che l'impatto acustico ha un effetto anche sull'apparato uditivo, quindi tutto questo è per rendere, cioè tutte le valutazioni che si fanno sono nell'ambito del rispetto dei limiti di legge, ma perché? Per garantire la fruibilità di quella
di quell'area agli avventuri. Quindi anche per esempio nell'ambito privato le verifiche, nel momento in cui si progetta un edificio, valutare appunto quali sono gli interventi da realizzare per insonorizzare i fattori emissivi principali, fosse anche per esempio lo scarico dello sciacquone piuttosto il rumore da calpestio generato dalla signora del piano di sopra. Quindi diciamo in ogni settore in cui ci troviamo ci troviamo ad avere a che fare appunto ad affrontare queste tematiche dell'acustica. Per esempio nell'ambito dei cantieri l'impresa è obbligata a verificare o chiedere la deroga per l'immissione dei rumori verso l'esterno, oppure l'immissione dei rumori verso il ricettore più prossimo all'attività di cantiere che si sta svolgendo. Quindi in ogni caso ci sono degli impatti ambientali dal punto di vista acustico che devono essere valutati, monitorati nel tempo o sia in previsione oppure diciamo nel corso dell'esercizio delle attività oppure post opera. Come diceva adesso non ricordo il nome dei partecipanti, facendo appunto consulenza, avendo a che fare con le valutazioni di impatto ambientale, c'è sempre l'attività che si svolge dal punto di vista professionale che riguarda la previsione dell'impatto di ciò del progetto, l'impatto del progetto che ha dal punto di vista acustico. E quindi si utilizzano modelli previsionali che aiutano a capire cosa si sta realizzando e qual è l'effetto che ha sul territorio. Quindi tutte queste cose le studierete nel corso dei vari moduli e infine poi con le esercitazioni che sono state previste nell'ambito del corso. Credo di aver fatto un sunto abbastanza chiaro, diciamo, dell'approccio che avrete poi, diciamo, nell'esercire la vostra attività professionale. Sappiate che le opportunità ci sono tante, sia appunto come consulenti, sia come, diciamo, progettisti, e sia appunto come nel ricoprire il ruolo di coordinatore o di consulenza nell'ambito della sicurezza. Anche se per quest'ultimo aspetto, per esempio la sicurezza nei luoghi di lavoro, non è necessaria una figura abilitata, però è importante insomma comunque fare le misurazioni fonometriche per capire l'impatto del rumore nei confronti del lavoratore. Quindi in quel caso il corso è utile. Così come l'abbiamo impostato per fare in modo che siate pronti ad eseguire queste attività. Io vi ringrazio per la partecipazione e vi aspetto dopo per le domande. Grazie, grazie all'ingegnere Lambiasi, grazie a Tonia, sempre professionale, gentile e soprattutto molto chiara. Prima di continuare, ripasso la parola al presidente, professore Cucurullo, per una sua comunicazione. Stesso, io vi sto salutando. Ho prova scritta in parallelo, quindi torno ai miei studenti. Prima di farlo, volevo fare una brevissima constatazione o considerazione, se volete. Io spero che voi, al di là del pezzo di carta, per così dire, la cui importanza noi riconosciamo in dubbio, ma io spero che prima di tutto voi siate qua veramente per saperne di più. È uno dei leitmotiv che noi cerchiamo di seguire, che vorremmo indurvi fortemente nelle vostre motivazioni, al di là del pezzo di carta. Poi volevo fare una chiosa evidenziando, vi dicevo poco fa che Unistrada è un'associazione no profit, evidenziando una peculiarità, anzi due, di questo corso. Intanto è la prima edizione in assoluto che Unistrada, insieme ai partner che vi ho citato, propone, e chiaramente, come disse quella mia fidanzata tanto tempo fa, la seconda verrà meglio della prima. Quindi, in questo senso, vi chiediamo di supportarci, aiutarci, suggerirci tutto quello che vi sembra migliorabile, ma perché no, anche quello che vi piace di questo corso. Noi vi invitiamo fortemente a colloquiare, al di là del rapporto, vorrei dire, istituzionale, ne facciamo un fatto sostanziale,
mi riferisco sempre a quell'ambiente di garbo che vogliamo creare, che per noi è un elemento non trascurabile per raggiungere gli obiettivi. C'è una cosa pure che voglio evidenziare, detto che è la prima edizione, siamo in erba, siamo giovani, voglio evidenziarvi che c'è un'altra peculiarità a questo corso. Non voglio dimenticare, l'avevo fatto, avevo dimenticato, ma lo voglio evidenziare, è un corso che viene condotto in via del tutto eccezionale per il tramite di un mezzo telematico. È una singolarità questa, siamo in via telematica, la qualcosa ha suggerito a molti partecipanti di disdire. Io rispetto diciamo questa loro opinione e anche in parte giusta, tuttavia nonostante qualche defezione, proprio perché ci muove la passione, io vorrei dire, noi siamo qua insieme a voi e cerchiamo di portare avanti nel migliore dei modi questo corso, per cui io vi lascio augurandovi che il corso vi aiuti a crescere, vi aiuti a crescere per così dire non solo con le nozioni ma anche con l'approccio, che è una delle basi che tutti i docenti del corso cercano di trasferire. Va bene, detto questo vi lascio, vi saluto e restituisco la parola a Elisa. Grazie, grazie. Vedo il professore Cammarata in video, lo saluto perché probabilmente prima non ci siano. Professore Cammarata, benvenuto. Nel frattempo passo la parola al professore Ruggiero, professore un ingegnere, professore di ingegneria industriale all'Università di Salerno, che appunto ci parlerà del percorso formativo di questo nostro corso di acustica. Saluto e passo la parola al professore Ruggiero. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Mi sentite, mi vedete? Sì, ok. Sì, penso è chiaro e sì. Allora, saluto tutti, ringrazio preliminarmente il professore Cucurullo, Rino, per avermi voluto come responsabile didattico di questo corso e quindi diciamo per me è un onore ma soprattutto un piacere visto il legame diciamo di pluriennale, decennale, ultradecennale con il professore Cucurullo sia da un punto di vista di appunto di collega universitario sia di amicizia di vita privata, quindi ringrazio il professore Cucurullo, ringrazio l'ingegnere Lambiasi per la bella presentazione, bella e chiara presentazione e soprattutto per aver collaborato insieme in una maniera così proficua per diciamo mettere a punto questo corso che speriamo essere uno diciamo dei corsi più belli che il panorama formativo nell'ambito dell'acustica riesca ad offrire. Grazie Elisa De Chiara per la bella presentazione, noi ci conosciamo anche noi da tanto tempo, purtroppo ultimamente ci vediamo solo con questi strumenti che diciamo devo dire la verità oramai mi hanno un po' stancato, però diciamo speriamo di essere... Ma presto torneremo in presenza. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti coloro i quali ci vogliono accompagnare in questo percorso. Percorso che è stato disegnato in maniera particolarmente accorta nell'ottica del garbo, diciamo, di cui parlava il professore Cucurullo, che caratterizza Unistrada, ma direi io oltre che dal garbo anche dalla sostanza culturale che Unistrada riesce a fornire, a somministrare a coloro i quali diciamo seguono i nostri corsi. Una piccolissima presentazione, in parte già diciamo me l'ha gentilmente fatta Elisa, ma ci tengo che voi sappiate che io sono, mi chiamo appunto Alessandro Ruggiero, sono un docente presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, sono un professore universitario, ho insegnato per tanti anni un corso appunto di controllo delle vibrazioni e del rumore sia agli ingegneri civili e ambientali sia agli ingegneri gestionali e da quest'anno diciamo sono docente titolare di un nuovo corso che rappresenta una nuova avventura, appunto il corso di Music Dynamics presso il neonato corso di laurea magistrale in Music Design di Ingegneria Elettronica, quindi sono diciamo legato al mondo
mondo dell'acustica da più parti, ma anche dal punto di vista professionale, in quanto diciamo, sono coproponente insieme ad altri colleghi. Vedo appunto qui l'ingegnere Russo, che saluto affettuosamente, di uno spin-off universitario che è in corso di costituzione, che è appunto Acoustic Club, che si occupa delle problematiche fondamentali nel campo della vibroacustica. Quindi quando il professor Cucurullo mi chiese diciamo di dedicarmi anima e corpo allo sviluppo di questo corso, io ne fui estremamente contento, visto diciamo la stima che nutro nei suoi confronti e la stima che nutro nei confronti di tutto lo staff di Unistrada, e quindi mi sono subito cimentato in questo discorso. Naturalmente grazie all'ingegnere Lambiasi ho trovato già moltissimo diciamo materiale sviluppato in termini di organizzazioni e di requisiti legislativi cui il corso deve soddisfare, quindi ringrazio nuovamente, però ci siamo subito cimentati nel cercare di rendere quanto più organico e fruibile dal punto di vista culturale appunto questo corso. La faculty di questo corso rappresenta un po' il nostro fiore all'occhiello, per dirla tutta, perché se voi avete spulciato un po' nelle pagine web del sito, così diciamo così ben articolato, e per questo ringrazio appunto gli sviluppatori del web che si sono occupati di questa attività, se avete dato uno sguardo avete notato sicuramente nomi diciamo di rilievo, di spessore, perché la faculty appunto è stata voluta composta da una forte componente accademica, ma di livello nazionale addirittura, cercando di raccogliere i colleghi con maggiore esperienza in ambito nazionale, e poi diciamo da colleghi professionisti che si occupano con esperienza di anni di queste problematiche. Quindi diciamo noterete che nell'articolazione del programma c'è una forte componente accademica che è rivolta proprio a fornire le basi del fenomeno acustico, senza le quali purtroppo, mi dispiace dirlo, ma tutto ciò di cui si parla spesso nell'ambito professionale diventa solo un po' diciamo un'applicazione di numeretti confrontati con una soglia di legge, ma non meglio diciamo identificati e non meglio compresi. Invece il nostro compito vuole essere proprio quello di accompagnarvi, ecco qui Unistrada, per me c'è anche la metafora della strada verso la conoscenza, quindi di accompagnarvi con mano verso un percorso formativo che vi possa mettere in grado di comprendere a tutto tondo quello che si nasconde dietro la formazione nel campo vibroacustico. È chiaro e evidente che purtroppo diciamo gli argomenti da trattare sono argomenti di una certa importanza e talvolta anche complessità da un punto di vista scientifico-culturale, però questo è il nostro compito, sarà il nostro compito cercare di renderveli diciamo quanto più fruibili possibili, però senza perdere mai il rigore accademico che ci caratterizza, che è una cosa della quale comunque ne andiamo fieri e che consente comunque di avere delle nozioni, delle conoscenze rigorose, e questo è importante che ci sia. Rigore non significa per forza noia e difficoltà di apprendimento, ma rigore significa avere una conoscenza precisa di quello che andiamo poi a misurare da un punto di vista professionale nelle nostre attività. Pertanto non voglio essere troppo prolisso, ovviamente il programma dettagliato con i singoli argomenti trattati dai colleghi lo troverete sulle pagine web, e quindi invito chi volesse avere una visione più dettagliata di consultarle, ma io diciamo cerco di fare una panoramica molto rapida per farvi comprendere diciamo la ratio con cui è stato sviluppato questo corso. Diciamo si parte, come vi dicevo, da conoscenze di natura teorica che vi saranno sicuramente somministrate in modo accattivante, diciamo estremamente comprensibile visto l'esperienza universitaria dei relatori di questi argomenti, partendo appunto dai fondamenti di acustica trattati dal professore Claudio Garnaccia, che è un nostro docente dell'Università di Salerno, che saluto affettuosamente, anche con lui ci sono state diciamo molte collaborazioni da tanti punti di vista, fino poi ad arrivare ai principi dei fenomeni
questioni della propagazione del suono che sarà trattata dal professore Lamberto Tronchin, che è un docente dell'Università di Bologna, docente proprio di acustica, uno dei maggiori esperti a livello nazionale, quindi ringraziamo e salutiamo. Subito dopo questa introduzione di carattere prettamente teorico sulle basi del fenomeno vibroacustico, ci sarà appunto l'ingegnere Domenico Russo, che saluto nuovamente, che è appunto il responsabile di metrologia acustica della Metering Research, che è uno spin-off dell'Università di Salerno, e appunto cofondatore insieme al sottoscritto di Acoustic Lab, che appunto è un dottore di ricerca nell'ambito delle misure elettroniche, quindi particolarmente esperto appunto nelle problematiche legate alle misure acustiche, che ci parlerà della strumentazione fonometrica, ma soprattutto di un tema molto caldo e scottante che ultimamente sta rivestendo un'importanza centrale anche nell'ambito dello sviluppo delle nuove normative acustiche a livello nazionale, che è quello appunto della valutazione dell'incertezza di misura. Questo è un tema molto caldo al quale siamo molto affezionati e che, diciamo, l'ingegnere Russo tratterà da un punto di vista molto innovativo e moderno. Diciamo, poi ci sarà un affondo, ovviamente, si tratta di una professionalità quella tecnico competente in acustica che si deve confrontare con le cogenze legislative, e quindi ci sarà, diciamo, un panorama sulla normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale, curata dal professor Gaetano Di Cidra, che è un docente di acustica dell'Università di Pisa, diciamo, un nome nazionale di rilievo su queste problematiche, e anche dal professor Paolo Cavalletti, che è un docente dell'Università di Genova, un docente di fisica tecnica altrettanto esperto in problematiche di acustica ambientale. Ovviamente, diciamo, collegato a questo discorso di natura legislativa, si apre un discorso anche di natura giurisprudenziale, che riveste una importanza centrale per i professionisti che operano in questo campo. E quindi l'avvocato Gian Nicola Galotto, avvocato cassazionista, che è un dottore di ricerca in diritto ambientale della SUN, Sorbona Università di Napoli, parlerà appunto degli ultimi percorsi di giurisprudenza in tema di inquinamento acustico. Quindi pensiamo di fare cosa molto gradita con questo intervento particolarmente interessante e nuovo. Si tornerà poi sull'aspetto più fisico-scientifico della propagazione acustica, però particolarizzata delle realtà che rivestono appunto un interesse molto importante, con il rumore nelle infrastrutture di trasporto lineare. Ce ne parlerà l'ingegnere Simone Relandini, che è un progettista ambientale RFI SpA, e ci sarà anche il contributo del professore Guarnaccia, che ho presentato precedentemente su tale tema. Ci sarà poi, come dire, uno sketch anche riguardo al rumore delle infrastrutture portuali e aeroportuali, per le quali soprattutto il nostro territorio, diciamo, deve essere molto sensibile, vista la presenza appunto di queste infrastrutture, e ce ne parlerà il professor Gaetano Di Citra ancora, l'ingegner Gianmario Bignardi, che è un tecnico competente di acustica, esperto in tali problematiche, e di nuovo il professore Corrado Schenone dell'Università di Genova. Ci saranno poi ulteriori, diciamo, approfondimenti di carattere legislativo, sempre curati dal professore Di Citra, fino a poi dedicarsi un po' più all'acustica dell'edilizia. Acustica dell'edificio, che sarà trattata dall'ingegnere Lamberto Tronchin, e considerando anche aspetti collegati al territorio nel quale questi edifici vanno a posizionarsi, quindi criteri esecutivi per pianificare e risanare da un punto di vista acustico il territorio oggetto di indagine trattate dal professore Schenone. Verso la fine diciamo, della parte formativa teorica ci sarà anche un mio intervento rivolto al rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro, perché avendo insegnato io anche tanti anni meccanica delle vibrazioni, ci tenevo anche a, come dire, far evidenziare la stretta connessione esistente tra fenomeno acustico e fenomeni vibratori. Quindi, diciamo, con l'occasione affronteremo il discorso della misura e del controllo delle vibrazioni in ambiente di lavoro. Acustica forense sarà trattata dal professor Gaetano Ricci e dall'ingegner Paolo Cavalletti, e poi queste costituiranno le Ah, 120 vabbè, sì, è una suocera. di parte teorica, Va alle bene, quali poi va si bene, affiancheranno 120, è vero?
l'ingegnere ambientale, scusami, sì, 120, alle quali, no, pensavo di aver sbagliato a fare i calcoletti, alle quali poi si sommeranno le 60 molto importanti attività pratiche che saranno curate da uno staff di professionisti particolarmente esperti proprio nell'esecuzione delle misure. Ricordiamo Carlo Notini della S-Ambiente, con dottoressa Michela Picarella, ingegnere Gianmario Bignardi. H Software anche parteciperata con l'ingegner Roberto Pozzella, ingegnere Alessandro Scovotto, un collega molto esperto in queste problematiche, diciamo, ci aiuterà nella preparazione di queste esercitazioni insieme anche all'ingegner Ancona, il professore Cavalletti, e all'ingegner Gianmario Bignardi. Quindi, nell'ambito di questo secondo ciclo di 60 ore di lezione, diciamo, si svilupperanno appunto. Gli verranno fornite le conoscenze pratiche sull'uso dei fonometri, software di acquisizione, i nuovi software di acquisizione che costituiscono oggi una nuova frontiera estremamente interessante nella previsione acustica, cercando di svolgere appunto degli elaborati fondati su, come dire, attività pratiche svolte, dai colleghi, in maniera tale da mettervi in grado di avere una traccia anche per la vostra vita professionale. Non vorrei dilungarmi più di tanto, sennò diventa il corso intero stamattina, però diciamo, vi saluto affettuosamente, io sarò sempre un vostro punto di riferimento, per qualsiasi esigenza di natura didattica legata a questo corso. Potete scrivermi a ruggero@unisa.it se ve lo appuntate, in maniera tale che, diciamo, io possa fare da collettore riguardo le vostre esigenze. Quindi, diciamo, ci sarà una costante supervisione, di ciò che accadrà da un punto di vista didattico in questo corso. E niente, buon lavoro a tutti, grazie per averci scelto e passo la parola a Elisa De Chiara. Arrivederci di nuovo. Grazie, grazie professore Ruggero, è stato veramente esaustivo e soprattutto la ringraziamo per la estrema disponibilità nel corso del nostro appunto corso di acustica. Io volevo invitare, prima di andare avanti, a un saluto al professore Giuliano Cammarata che non riusciamo ancora, non abbiamo salutato e a cui volevamo rivolgere il nostro saluto, però non sappiamo se lui ha già appunto, cioè riesce a sentirci perché... Prima si è visto, ora non lo vedo. Vabbè, nel caso vogliamo salutarlo e comunque anche a nome del professore Cucurullo che si è momentaneamente, cioè, si è dovuto assentare per prove di esame che aveva già in calendario. Proseguiamo con le nostre presentazioni. Passo la parola al professore Guarnaccia che ci introdurrà alla prima lezione. Il professore Guarnaccia è un docente di ingegneria dell'Università di Salerno ed è un nostro giovane docente molto in gamba, a cui passo volentieri la parola. Buongiorno, professore Guarnaccia. Buongiorno Elisa, grazie per questa presentazione, grazie. Saluto a tutti, in particolare colgo anche l'occasione per unirmi ai ringraziamenti già fatti in precedenza da Alessandro e dagli altri, partendo da Unistrada, nella figura del presidente, dello staff, saluto i colleghi. Anch'io penso, come ci diceva Alessandro, che probabilmente uno dei valori aggiunti, uno dei punti di forza di questo corso è proprio la faculty, la presenza di esperti e di nomi così importanti sul panorama nazionale. E saluto tutti voi che avete manifestato l'interesse verso questo corso. Consentitemi anche un saluto particolare ai nostri ex studenti di Unisa, che ricordo insomma con affetto, quindi insomma fa piacere ritrovarli in questo altro ambito più orientato verso la formazione professionale. E prima di parlarvi brevemente di quello che sarà un po' la prima parte del corso che state per iniziare, che quindi toccherà a me introdurre, vorrei ecco, spendere qualche parola ancora una volta su sullo stile, ecco, che più volte è stato nominato da chi mi ha preceduto, sia questo garbo che è stato richiamato da Rino, da Alessandro, da tutti quanti, e che nel mio punto di vista si manifesta e si declina anche con una particolare vicinanza ai discenti, alle persone che scelgono di fare questo corso, una vicinanza direi umana, no? Cioè, per certi versi, che non può prescindere dalla competenza,
come ancora Alessandro richiamava, no? Insomma, il fatto importante sapere per saper insegnare, evidentemente, ma che in un clima di garbo, di vicinanza e di prossimità, a mio avviso, aiuta il trasferimento delle conoscenze. Quindi il clima che vedrete, che vivrete nelle nostre lezioni sarà un clima in cui non vi è qualcuno in cattedra, sebbene abbia tutti i Scusami, titoli per scusami. esserlo, ma ci sarà una, Non ti preoccupare, volevo solamente segnalarti, ma una dimmi direi tutto, quasi adesso io mi faccio. collaborazione nell'apprendimento e nel Ok, a posto. trasferimento delle No, io conoscenze. no, no, io no, per Questo, per questo. esempio, nella mia No, parte, che è una l'importante. parte un po' forse meno Oh, pratica, no? vabbè. Perché a me tocca la parte dei fondamenti di acustica, si declinerà con certamente una parte Pure io. teorica, ma anche con una parte esercitativa. E quindi avremo una Non mi parte viene in del mente primo adesso. modulo che sarà dedicato proprio allo svolgimento di esercizi, in cui Mezzo di uno immagineremo studente. delle situazioni reali nelle quali un professionista potrà essere No, io chiamato sono ad perché li impianto operare, tutti. e quindi nella parte esercitativa avrete modo Ok? di essere attori protagonisti in questo senso, quindi Esatto. condividere anche magari la Certo. risoluzione che immaginate con gli altri colleghi e così via, fin poi ad arrivare alla risoluzione che faremo poi insieme, alla verifica degli esercizi e quindi anche di conseguenza la verifica degli No, ci vuole ancora un apprendimenti. po'. L'acustica è un mondo molto variegato, è sicuramente una disciplina che abbraccia più competenze, è un'attività multidisciplinare, tant'è che nell'elenco che il professor Ruggero ha fatto avrete insomma, forse già spulciato i nomi, avete persone che vengono dagli ambiti più variegati, quindi ci sono fisici come me, come il professore Di Citra, ci sono ingegneri meccanici, ingegneri civili, ingegneri elettronici, ingegneri ambientali. Questo perché appunto l'acustica abbraccia tante anime e forse anche per questo è una disciplina che richiede una particolare apertura mentale per l'apprendimento. E anche mi sembra di aver sentito dalle vostre presentazioni ci sono persone che vengono appunto dal mondo dell'ingegneria civile, dell'edilizia, ma anche dall'elettronica e così via. Noi sulla parte del primo modulo, ecco, avremo una parte introduttiva. Insomma, la mia idea è di partire da zero in qualche modo, anche se ho sentito che alcuni hanno già delle competenze, e quindi introdurre i parametri principali dell'acustica, come vengono descritti, quindi descrittori anche introdotti dalla normativa nazionale vigente, come si compongono i livelli, insomma, scopriremo che 70 decibel più 70 decibel, questa somma logaritmica non fa 140, così per dire, insomma, e passeremo anche attraverseremo il concetto delle sensazioni sonore, quindi come risponde l'apparato uditivo alle sollecitazioni, alle vibrazioni del mezzo nel quale si propaga l'onda sonora. A proposito di propagazione, citeremo i fenomeni principali della propagazione, alcuni sono noti, altri un po' meno, e almeno in maniera ecco, qualitativa cercheremo di capire questi fenomeni, come poi si collegano alle attività professionali nelle quali sarete chiamati. E quindi quali fenomeni sono prevalenti in ambiente aperto, quali sono prevalenti in ambiente chiuso, anche se poi ci saranno dei moduli ad hoc per questo, però faremo appunto un'introduzione a questi concetti. A grandi linee questi saranno gli argomenti, poi nel programma trovate più dettagliate le informazioni al riguardo. Sono anch'io aperto se ci sono delle domande, come diceva Antonietta prima, sul mio modulo, altrimenti vi saluto e vi aspetto alla prima lezione che sarà prevista da calendario giovedì. Grazie, grazie, grazie al professore Guarnaccia. Giovedì probabilmente ci sarò a salutarvi perché le lezioni le iniziamo sempre con un collegamento con tutti noi nello stacco di Unistrada, anche per, lo dico per i nostri discenti, anche per evidenziare criticità, ovvero complimenti, ovvero domande, ovvero qualsiasi cosa possa essere utile per il prosieguo del corso stesso. Detto questo, io passo la parola a Salvatore Oliva, che è il nostro
capo del nostro staff è sicuramente la persona che ci permette di essere collegati e di fare quanto stiamo facendo, perché ci parlerà appunto delle modalità operative di fruizione del corso. Diciamo che lui è sempre presente ed è sempre pronto a risolvere qualsiasi piccolo grande intoppo si possa presentare a che il corso venga erogato in maniera corretta. Passo la parola a te, Salvatore. Ci sei, Salvo? Sì, certo. D'accordo, allora diciamo che vi saluto, ci vediamo sicuramente il 10 febbraio alle ore 9 su questo canale o comunque nella stanza dedicata al nostro corso. Spero che questa mattinata sia stata esaustiva per quanto riguarda la nostra presentazione, perché dovessero esserci dubbi, domande o anche approfondimenti, non esitate assolutamente a contattarci. Detto questo, vi saluto, saluto tutti quanti i nostri docenti convenuti, i nostri colleghi dello staff di Unistrada e soprattutto voi, fruitori di questo corso, che spero sia all'altezza, anzi sono sicuro che sarà oltre le vostre aspettative. Un po' di orgoglio di Unistrada lo metto anche io in questa cosa. Va benissimo, buona giornata e alla prossima giovedì. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci.